stato di progresso sviluppa la creatività e permette a tutti gli ingranaggi della società di funzionare. È cercato, ambito e sì, a volte anche faticoso. Alcuni lo fanno con passione, altri soltanto per dovere. Oggi parliamo di lavoro. Nel nostro viaggio nel mondo del lavoro, il primo passo è capire se sia davvero così difficile trovarne uno. Non si fa altro che parlare di disoccupazione, jobs act, fuga di cervelli. Per me poi, che mi sono appena laureata, il problema si presenterà presto. Dunque è meglio mettersi avanti. Trovare un lavoro oggi è complicato per chiunque. E se fosse una persona disabile a cercarlo, gli ostacoli aumenterebbero? Allora procediamo per gradi e vediamo di capire com'è la situazione. Per farlo ho incontrato Patrizio Bianchi, assessore al lavoro della regione Emilia-Romagna. Mi è sembrato un tipo preparato. Ciao, prego. Grazie. Noi stimiamo che le persone che hanno un'invalidità, lo stimiamo da quanti hanno un'esenzione del ticket sanitario, sono circa 90-93 mila. Di questi, noi abbiamo circa 40-42 mila persone che sono iscritte al collocamento mirato. È un numero importante che è cresciuto purtroppo nel tempo. Però ti dà anche l'idea di persone che vogliono lavorare, che hanno una disposizione. Nella legge nazionale, la legge 68, ancora del 99, si doveva avere una quota di disabili sul totale di un'impresa, e solo in casi eccezionali questa impresa poteva non assumere persone, ma pagare una quota che poi doveva essere girata dal governo nazionale alle province per creare le condizioni di lavoro. Da quando è scoppiata la crisi, dal 2007 in poi, noi vediamo che vi è meno lavoro per tutti, ma ancora di più meno lavoro per chi porta una disabilità. E quindi è chiaro che bisogna mettere mano alla legge nazionale. La legge nazionale, come ti dicevo, è del 99, quindi in un'epoca che ormai è diversa. Noi stiamo facendo un grosso sforzo su questo. Noi all'inizio di questa legislatura abbiamo fatto un patto per il lavoro che ha messo insieme tutti gli attori sociali. E questo tema era non soltanto dentro, ma è una di quelle misure di civiltà che diventano necessarie. Però è chiaro che l'impalcatura nazionale oggi non è più sufficiente. Ebbene sì, tutto comincia qui, con la vecchia legge numero 68 del 99, quella che stabilisce l'obbligo per le aziende con più di 15 dipendenti di assumere un certo numero di lavoratori disabili. Ma sapete come si dice, no? Fatta la legge, trovato l'inganno. Le aziende, infatti, possono pagare una sanzione e non assumere. Anzi, addirittura, se l'azienda è in crisi, l'obbligo decade. Morale della favola, da quando è cominciata la crisi, sempre meno persone disabili riescono a trovare lavoro. Ho come la sensazione che siano considerati dei lavoratori di serie B, un unico calderone di persone tutte uguali. Ma non è assolutamente così. Ogni persona ha le sue caratteristiche diverse che la rendono unica, le sue competenze e certo anche i suoi limiti. Si tratta soltanto di trovare il lavoro giusto per ciascuno. Sicuramente lo avete già visto in TV. È uno che ha dedicato tutta la vita a battersi per i diritti dei lavoratori. È lui quello che va a negoziare i contratti con i politici e con gli imprenditori. Urla un sacco quando lo fanno arrabbiare e in pochi riescono a tenergli testa. È Maurizio Landini, segretario nazionale dei metalmeccanici della CGIL. Molto spesso le imprese vivono ancora il problema come un costo, come un impedimento. Vorrebbero tutte persone belle, snelle, senza problemi, che fossero disponibili a fare tutto quello che vogliono.
E guarda che in questi anni sono avvenute anche cose sbagliate. Ad esempio la recente legge, il famoso Job Act, non colpisce solo i diritti in generale, ma anche sui lavoratori disabili. O addirittura oggi alcune imprese possono, pagando, non far entrare nessuno in questa situazione. Cosa può fare la politica e anche i sindacati italiani per aiutare le persone con disabilità a lavorare? Sul piano sindacale io non nascondo la necessità di una riforma, di un cambiamento anche delle organizzazioni sindacali, di maggiore attenzione e di riconoscere, far diventare queste questioni una pratica quotidiana nelle rivendicazioni che fai, nei contratti nazionali, nella contrattazione aziendale. Ma credo che dal punto di vista culturale e politico bisogna proprio cancellare l'idea che il lavoro è una merce che si può comprare e vendere. Perché questa cosa qui, alla fine, a chi è disabile, quindi a una persona che oltre ad avere il diritto a qualche problema in più, vuol dire farlo pagare due volte. Penso anche ai tagli sulla sanità che sono stati fatti. Perché per un lavoratore disabile il diritto alla riabilitazione è un diritto fondamentale per poter non avere un peggioramento delle proprie condizioni, quindi per poter essere in grado di affrontare questa situazione. Io credo allora che è una battaglia che va fatta in un'idea che valorizzi le diversità ma unisca tutte le persone che per vivere hanno bisogno di lavorare. Ma c'è chi le battaglie le ha vinte. Proviamo un attimo a concentrarci sui casi positivi. Ad esempio, ci sono un sacco di cooperative che lavorano con le persone disabili e che sembrano andare molto bene. Esistono aziende che assumono e valorizzano i loro lavoratori, sia che siano disabili o no. Sono questi i dati sui quali dobbiamo concentrarci per ripartire. Le realtà che funzionano, le persone che ce la stanno facendo. Io lavoro per una banca da circa 22 anni e da un paio d'anni lavoro da casa mia, il che mi è molto più comodo perché mi gestisco meglio. Vabbè, il mio lavoro più o meno si basa sulla gestione della mobilistica. Quindi se potessi dare un consiglio anche se agli altri ragazzi magari con disabilità che ci sono, che non sanno se cercare lavoro, no, come fare, cosa gli diresti? Io di sicuro io consiglierei di approfondire le singole capacità e poi viene quello che viene, come tutti. Certo. Che a posto da mio, non so. Certo. Non è che abbiamo la bacchetta magica, non ce l'ha nessuno. Se non siamo noi, non ci viene niente. Ma non perché siamo disabili, allora dobbiamo aspettare chi ci aiuta. Dobbiamo dare input a chi ci vuole aiutare. Secondo me è così. Dipende molto da noi. Fabrizio, grazie mille per aver condiviso la tua esperienza con me e con noi, e per i tuoi consigli, e ti faccio veramente tutto in bocca al lupo per il tuo lavoro, per la tua vita e per tutto. E io sai cosa dire? Che andiamo a berci qualcosa. E io da Veneta come posso rifiutare? Fabrizio è uno degli esempi positivi che cercavo, un'eccezione che lascia ben sperare. Sbirciando nella sua vita vedo normalità, vedo la tranquillità di chi ha saputo ritagliarsi le cose su misura.
una bella casa, un lavoro interessante e una vita vissuta tra amici ed affetti, senza dover rinunciare a nulla. Ovviamente non basta, è bene ricordarlo, ma il lavoro è un mattone importante su cui costruire la propria autonomia. Fabrizio l'ha fatto, chissà se anch'io ci riuscirò. Il problema dell'inserimento lavorativo delle persone disabili è soprattutto culturale. Mi piace Leonardo Callegari, come parla, come si muove. È il presidente di una grande cooperativa che si occupa di disabilità. E lui, di persone che sono riuscite ad inserirsi nel mondo del lavoro, ne ha viste tante. Se una speranza c'è, Leonardo è la persona giusta per raccontarcela meglio di chiunque altro. Ci sono aziende, e non solo le cooperative sociali dalle quali io provengo, che possono dare una risposta in positivo, valorizzare le potenzialità delle persone disabili, anche imprese profit, soprattutto quelle imprese profit che hanno ambienti idonei. E per un ambiente idoneo io penso innanzitutto alle persone che stanno in quell'ambiente, che lavorano in quell'ambiente, ai colleghi di lavoro, non solo ai responsabili aziendali. E allora un'azienda inclusiva, quella che fa la differenza, che valorizza le potenzialità delle persone disabili, è un'azienda dove ci sono lavoratori anche disponibili ad accogliere le persone, non solo ad accettarle, a dargli un sostegno, ad essere di supporto per l'apprendimento lavorativo. Sono quelle aziende che sono state premiate per 5 anni, e ormai sono 130 a livello di prima provincia, adesso città metropolitana, con il logo Azienda Solidale, sperando che un riconoscimento che adesso è solo simbolico possa essere emulato anche da altre imprese. E quello sta avvenendo. Questo è il logo di Azienda Solidale. Può sembrare una piccola cosa, ma credo sia una risposta concreta al problema del lavoro per le persone disabili. La situazione di certo non è buona, ma ci sono energie nella nostra società che continuano a lavorare giorno dopo giorno per cambiare strada. In questo mio piccolo viaggio non ho mai incontrato alcuna persona rassegnata. L'assessore Bianchi ha chiaro il problema. Maurizio Landini promette di continuare a lottare. Fabrizio non aspetta aiuto, ma anzi si aiuta da solo. Poi c'è Leonardo che combatte a modo suo per cambiare la mentalità della gente. Trovare lavoro per una persona disabile oggi in Italia è difficile, praticamente impossibile, questo c'è chiaro. Ma di certo non starò ferma a guardare. Me lo vado a prendere io, il mio lavoro. Qui come un treno andiamo avanti, ma c'è sempre che più avanti, e non perché ha più conoscenza, ma più conoscenze e basta. Diamo il tempo al tempo, che stronzata senza tempo. Il tempo ha tanto più tempo. Non c'è più tempo per cambiare. È tempo di collaborare. Dovremmo tutti collaborare. Qui dove ognuno si crede il migliore, ma dove niente sembra migliorare. Collaborare.